Finiti gli X-Men, adesso mi metto un attimo così. E c'è la parte della Marvel. Ve li faccio tutti vedere se riesco. Sono questi qua. Ve li faccio, ecco, ve li ho fatti vedere. Sono tutti i miei film della Marvel, comprendendo gli X-Men. A proposito di X-Men, sono della Disney adesso. Quindi potremo vedere lo scontro tra Civil War e Secret War, ecco, cioè gli Avengers contro gli X-Men. Perché no? Allora, partiamo da... Iron Man 1, 2 e 3. Allora, Iron Man è il mio supereroe preferito, cioè l'ho detto anche prima con Wolverine, però Wolverine è il mio X-Men preferito. E inizialmente col primo film ho detto bello, era tutto molto realistico, lo vedete, tutto molto realistico e la tuta sembrava che volasse veramente, eccetera. E poi il secondo... Già si vedeva che la tuta era computerizzata, cioè si vede anche qua adesso che la qua non si vedeva che la tuta era computerizzata. Qua sì, mi dispiace dirlo, ma qua ha peccato la Marvel, cioè dovevano continuare sul fatto che la tuta doveva essere leggermente realistica. No, diciamo che più che altro nei momenti di azione era quella vera. Perché l'attore ha proprio testimoniato che è un'armatura vera di ferro e doveva rimanere ferma. Ecco, adesso nel primo film è stata di ferro, poi dopo so che dal secondo in poi hanno usato l'alluminio così l'attore poteva agire più velocemente. Ecco. Comunque, primo film, il cattivo è l'amministratore delegato delle Stark Industries. Che lo interpreta Jeff Bridges, che voleva l'armatura tutta per sé, e lui voleva l'armatura tutta per sé, ma alla fine Tony Stark, Robert W. Jr., Tony Stark non gliel'ha permesso. Poi, secondo, e si sa chi vince, vince Iron Man. Qua sono le prove di Iron Man che testa l'armatura in volo. Allora, Iron Man 2. Allora, questo secondo me, ce lo stavo tanto criticando 5 minuti fa, però secondo me di azione, anche se si vede che è molto computerizzato, però è quello che ha più azione. E mi è piaciuto molto il cattivo, che non c'è scritto da chi è interpretato, però comunque c'è... Non capisco perché hanno voluto cambiare il personaggio di Rudy, che qua diventa War Machine. Non capisco perché l'hanno voluto cambiare da Terrence Howard che fa Empire a questo attore qua che non c'è scritto, ci sarà scritto qua un attimo. Don Clay è il terzo questo. Don Clay, mi sa che è Don Clay. Allora, per quanto riguarda il terzo film, qua ho da dire quattro cosette un po' negative. Allora, il mandarino, che è il cattivo di questo capitolo, possiamo parlarne, nel senso che alla fine... Lui è un attore e al cinema, quando ha detto io sono un attore, faccio teatro, ci sono rimasto dell'erta la metà di cacca. Quando si è scoperto che è lui il vero mandarino, ho detto ok, perché non l'avete detto subito e non l'avete fatto capire? E si è aperto anche questo scontro amoroso tra Tony
Tony Stark e lui, che non mi ricordo il personaggio. Questi sono i film, quello che penso sui film di Iron Man. Adesso, Capitano America. Allora, io ce li ho tutti e tre. Ok, ragazzi, vi faccio vedere. Uno, due e tre. E il primo Capitano America. Allora, Capitano America è stato creato per essere un paladino della giustizia ai momenti della Prima Guerra Mondiale e praticamente è stato congelato, o comunque si è congelato, ha dormito per 70 anni e si risveglia nel 2016-2014, quando è stato pubblicato questo film qua. E lui si ricordava ancora, aveva un appuntamento con cosa, com'è che si chiama? Un attimo, scusate. Non c'è scritto. Non c'è scritto, vabbè, comunque. Appena che se mi viene in mente. Poi. Qua c'è Capitan America che si aggrega con lo Shield. E praticamente, aggregandosi allo Shield, vuole sapere tutti i segreti, eccetera, e tutto. Ma a un certo punto scopre che, ah, non l'ho detto, mi sono ricordato, che il suo migliore amico, e poi dopo lo rivediamo anche qua, ma vi dirò più tardi, che Bucky, il suo migliore amico Bucky, muore. Lo so, mega spoiler, lo so, me lo sono ricordato adesso. Lui è un esperimento ben riuscito, però c'è in una scena che dice: ho chiesto 1.000 di te, non ne ho chiesto uno, perché il dottore, l'Hydra, che è la cattiva di questo film qua, che è questo Bucky, muore. Povero Bucky. E fine. Allora, qua si scopre che Bucky è ancora vivo. Perché, un attimo, scusate, perché è diventato uno dei soldati d'inverno. E perché tenta di uccidere Fury, perché gli parlano, cioè gli fanno il lavaggio del cervello, l'Hydra, e gli dicono: tu devi uccidere lui. E lui ha in testa di uccidere Capitan America. Però lui lo riesce a far risvegliare e fargli ricordare chi è, ovvero Bucky, il suo migliore amico. Questo è il succo del film, più o meno. Non me li ricordo tutti, l'ho già detto. Questo è il film che aspettavo. Naturalmente mi dispiace per Cap, Team Iron Man, tutta la vita, ragazzi. Voi per chi tifate? Fatemelo sapere, ecco. E allora, innanzitutto si parte sul fatto che questo non è che è proprio un film su Capitan America, perché ci sono anche tutti gli altri X-Men. Avengers, scusate. E praticamente c'è. Si basa tutto sul fatto che gli X-Men devono andare in pensione o comunque diventare delle persone del governo che fanno in azione solo nel momento di necessità. E Iron Man è d'accordo, Capitano America no. È questo che li fa discutere e litigare e farà diventare Civil War, guerra civile. E alla fine, cioè io l'ho rivisto tante volte, io pensavo che aveva vinto Iron Man, poi dopo la prima volta che la seconda volta che l'ho rivisto, ho detto: no, ok, finisce in pareggio, perché alla fine Capitan America gli manda una lettera a Tony Stark, che poi c'è una scena finale simpaticissima che fa: ciao
C'è un pacco per Tony Stank, Stanley. E allora lui dice: War Machine? Sì, è lui Tony Stank. E lui fa molto divertente. Tony Stank. Comunque, inizialmente avevo pensato che fi era finita dopo la seconda volta, che l'ho visto che era finita in pareggio. La prima volta avevo pensato che aveva vinto Iron Man, la seconda volta è pareggio, la terza volta che l'ho visto ho capito.